non si sentirà assolutamente nulla, però il drone vola. Cosa aspettarsi da un drone di questa dimensione? Così veramente piccolo, economico, perché costa appena 50 euro, beh, ha i sensori anticollisione, rimane stabile in aria in modo autonomo e ha, pensate un po', ben tre batterie che ci permettono di volare per circa 30 minuti, che non è affatto male e c'è parecchio tempo per divertirsi. Voglio iniziare ad elencarvi le sue caratteristiche, partendo però dal packaging, che per 50 euro non pensavo fosse così curato. Adesso non voglio fare tanto il lecchino, ma veramente per una cifra così irrisoria di solito troviamo dei pacchi scarni con dentro pochissimi accessori, magari niente ricambi, insomma una volta che lo schiantiamo dobbiamo buttarlo via. In questo caso mi sono dovuto ricredere, perché all'interno della scatola, ovviamente, oltre al drone, troviamo anche il suo telecomando remoto, che è molto semplice, due levette, quattro tastini per fare cose, che vedremo più avanti. Ci sono ben quattro eliche di ricambio, quindi se nella remota possibilità andremo a romperle, potremo andare a sostituirle, molto semplicemente, dobbiamo andare a svitarle, non ci vuole nulla di particolare. Le batterie, sono appunto 3, garantiscono circa 10 minuti di autonomia di volo l'una con i relativi caricatori, quindi mentre andiamo a pilotare il drone con all'interno una batteria possiamo andare a ricaricare le altre due, tutto molto semplice per andare ad aumentare quindi il divertimento ancora di più. Pilotare il drone è molto semplice, bastano pochissimi passaggi, infatti c'è all'interno del drone un tastino di accensione, l'unico tasto disponibile, non si può sbagliare, basta premerlo e il drone inizierà a lampeggiare. Ha dei led rossi e dei led verdi. La parte rossa, cosa importante da ricordare, che è la parte frontale, quindi una volta che noi lo andremo ad accendere dobbiamo posizionarlo sul suolo, su una superficie comunque piana, e ricordarci che la parte con i led rossi è quella anteriore, quindi quando poi andremo a volare effettivamente, se premeremo avanti, la parte rossa sarà quella che si muoverà, si inclinerà verso la parte appunto frontale e andrà a vagare, a volare per la casa, per il giardino, ovunque ne vorremmo andare a pilotarlo. Passando invece al telecomando, anche qua c'è un solo tastino di accensione, non si può sbagliare, c'è su chiaramente il tastino, e per andare a pareggiare i due dispositivi dobbiamo muovere la levetta di sinistra su e poi giù, in questo modo andranno ad accoppiarsi. Possiamo anche tenerlo in mano, è veramente innocuo, non ci faremo del male. Lo faccio partire, non si sentirà più niente perché comunque fa parecchio casino. Sembra avere quasi tra le mani un DJI che lo fai partire così. Vediamo subito, con il tastino che c'è nella parte in alto a destra possiamo andare ad avviare il volo. Eccolo qui, eccolo. Il drone adesso in questo momento è in modalità lenta e se ne sta andando. Ole. Oh. Eccolo. Non si sentirà assolutamente nulla, però il drone vola. Un'altra cosa da tenere a mente è che il drone, una volta che sarà fatto decollare, ci sono modalità diverse per andare a farlo decollare, con la levetta, con il tastino, è comunque tutto segnato sulle varie istruzioni, io preferisco col tastino o con la levetta che lo rende un pochettino più racing, più sport andare a farlo decollare. Una volta che il drone sarà partito per la prima volta, comunque tutte le volte in cui andrà a decollare, una volta che è stato spento e riacceso, sarà in modalità lenta che diciamo va benissimo per iniziare a guidarlo. Perché cosa fa questa modalità? Praticamente attiva tutti i sensori che c'ha, che sono 4, sui lati, non ce li ha sopra e sotto, quindi ostacoli o soffitto, pavimento andranno ovviamente ad essere colpiti dal drone, mentre tutti gli ostacoli di lato verranno evitati, il drone infatti si muoverà in autonomia di circa un metro dall'oggetto, dall'ostacolo, così da non andarci a sbattere contro. Questa modalità comunque è perfetta appunto per chi non ha mai pilotato un drone, per chi prova comunque il drone per la prima volta e vuole prendere un attimo di dimestichezza con le varie levette, con i vari pulsanti. Ma in realtà la cosa più interessante di questo drone è quando noi andiamo a premere la levetta di destra, andiamo proprio a premere verso il basso, si disattiva la modalità lenta e si attiva la modalità veloce. La modalità veloce, che potete già capire, è una cosa molto molto più figa, più divertente, perché va a disattivare innanzitutto tutti i sensori, quindi vogliamo schiantarlo contro il muro?
possiamo tranquillamente farlo. E inoltre andrà molto più veloce, su, giù, destra, sinistra, in tutti i punti in cui noi vorremmo andare. E però la particolarità della modalità veloce è il fatto che possiamo andare a fare dei trick, dei flip in aria. Non tutti i droni hanno questa particolarità, questo ce l'ha, quindi ho gradito questa cosa in più per andare quindi a rendere il drone sì divertente, perché lo pilotiamo, passiamo di qua e di là, però con dei flip possiamo andare a fare delle acrobazie, queste acrobazie che vanno a rendere tutto più divertente, perché passiamo magari sotto al tavolino, vogliamo uscire, facciamo un flip, passiamo sopra la nonna, facciamo flip sopra la nonna e cose di questo tipo. Flip molto semplici, si possono fare in tutte le direzioni, davanti, dietro, sinistra, destra, con la combinazione dei due tasti. Ovviamente fare questi trick comporta un maggior utilizzo di batteria, cosa appunto non troppo negativa, in quanto ne abbiamo tre, quindi possiamo sprecare 10 minuti solo a fare flip tutto il tempo per prendere dimestichezza e imparare sempre di più. E insomma, avete capito, tre batterie bastano e avanzano. Io ho provato a pilotare il drone passando magari sotto i tavolini, sotto il tavolo, sotto il divano, sotto le sedie, in mezzo alle persone cercando di schivarle. E ci vuole un po' di dimestichezza, non sono decisamente il più bravo ed esperto a pilotare droni. Infatti una recensione passata dove ho fatto volare un drone ha fatto una brutta fine. In ogni caso non pensavo di divertirmi, perché proprio leggendo anche il nome dell'articolo drone per bambini prodotto da Lolin, l'azienda produttrice, ho detto vabbè, sarà il solito drone, vabbè, per i bambini va bene. In realtà mi sono divertito, adesso non perché me l'ha mandato per farci la recensione, io proprio le ho detto se mi diverto la faccio, altrimenti no. E nonostante i miei 23 anni, provare questo drone in casa, soprattutto perché all'esterno non avendo la telecamera, non avendo cose particolari, non è che puoi fare chissà che cosa. In casa sei più ristretto, sei più limitato, quindi devi essere anche più bravo, mettiamola così, a pilotarlo. Un punto negativo secondo me di questo drone è la batteria, non tanto la batteria in sé, la durata, la capacità e tutte queste cose, ma il sistema di bloccaggio, di fissaggio della batteria. Infatti sono al di sotto, bisogna aprire lo sportellino, aprirlo completamente, e la batteria è collegata con dei pin, quindi ogni volta va cambiata, va aperto lo sportellino, va proprio infilata, trovata il verso giusto, collegata, poi richiuso, stando un po' attenti ai cavi da non schiacciarli. Solo questa cosa diciamo che è un punto negativo, tutto il resto davvero l'ho schiantato, come si può intuire, un po' ovunque. C'è solo dei graffetti nella parte sopra, perché una volta l'ho schiantato contro il soffitto perché non sapevo non ci fossero i sensori, una volta mi si è ribaltato perché ho fatto delle cose strane, ma diciamo tutte le parti laterali, quindi dove sono le eliche o i paraeliche, è completamente perfetto, quindi veramente è sicurissimo da guidare in casa. Ovviamente magari state attenti agli occhi o a degli oggetti un po' più delicati che magari sono in bilico, sono alti, quindi se ci va a sbattere contro, per forza di cose il drone andrà a cadere. Io concludo qui la recensione, spero vi sia piaciuta. Se vi iscrivete al canale potete guardare le recensioni che pubblicherò in futuro, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, non so. In questo canale io pubblico recensioni così, quando mi capita, quando ho voglia, quando ho cose da recensire, ma non c'è una scadenza, una programmazione predefinita. Quindi se ti va di iscriverti mi fai solo piacere, siamo quasi 5.000 iscritti e ti invito comunque anche a lasciare un commento, scrivermi le tue impressioni su questo drone, su queste recensioni, se ce l'hai, se non ce l'hai, se secondo te fa molto brutto questo drone, scrivilo pure, non è un problema, insomma abbiamo pure un dialogo. Se hai bisogno di istruzioni più dettagliate in italiano, perché le istruzioni sono in un italiano più o meno italiano, tradotto dal cinese all'inglese insieme, sarò lieto di aiutarti. Quindi nuovamente ti ribadisco che se vuoi iscriverti puoi farlo, se vuoi lasciarmi un pollice in su mi fa solo che piacere, e quindi se ti sarai iscritto ci vediamo nelle prossime recensioni, e quindi un saluto da Ivoz, ciao!